Allora, questo video è un video richiesto per il set di pennelli della Fruline 38 che ho parlato nel video dei miei acquisti. Se vi interessa andatelo a guardare. E parto subito. Allora, i pennelli sono messi in questa bella custodia argentata che si chiude con questo laccetto, così. Allora, prima di tutto sono 25 pennelli. Devo dire subito che sono uno più morbidi dell'altro. Io tempo fa già comprai un set di pennelli della Fruline 38, quelli tutti con il manico nero, tipo questo, vedete? Mentre questo set ha il pennello col manico rosso. Vedete subito, noterete subito che hanno una differenza, oltre di colore di manico, anche di colore di setole. Allora, io con questi della Fruline 38 col manico nero non mi sono trovata bene, perché sono molto duri sul viso, sono proprio una cosa assurda da utilizzare. Qualcuno per l'ombretto sono riuscita a utilizzarlo, aveva delle setole un po' più morbide, ma quelle per il viso le ho dovute buttare. Allora, per quanto riguarda questo set col manico rosso, partiamo subito nel dirvi che questo qui è un pennello appunto per il viso, e ce ne sono 5 per il viso. Eccoli qua. Allora, parto subito. Questo è per il fondotinta. Sono tutti morbidi, sono tutti ottimi, hanno una buona, diciamo, manualità, e io mi ci trovo benissimo. Allora, questo qua appunto fondotinta. Questo qui è per le ciprie o comunque per qualche terra. Questo qua angolato è per i blush. Questo qui è per le terre, anch'esso per la cipria, ed è quello più grande, spero che lo vediate. E questo qua è un altro per le terre, diciamo, per qualche blush, pure ottimo. L'unico un po' che mi ha dato un po' a desiderare è questo qua a ventaglio, fatto così, anche per questo è per il contouring. E perché questo qua, quando mi è arrivato il set, aveva già delle setole volanti, diciamo, mentre ora diciamo che è un po' più ancora un po' spelacchiatino, così. Vi giuro che io questo lo uso pochissime volte, raramente si può dire, ma come potete, penso che si notino, ha delle setole senza già usarlo, già delle setole che sono un po' di qua aperte. Comunque, il lavoro lo fa, è ottimo, morbidissimo, si può usare tranquillamente. Poi c'è questo piccolino a ventaglio, anch'esso morbido, ottimo per eliminare i residui di ombretto se cadono sul viso. Poi c'è questo, che è il pennello da borsetta per il rossetto, appunto, per le labbra. Questo qua. Poi abbiamo dei pennelli da correttore, che secondo il mio giudizio ne sono un po' troppi, ecco, perché comunque
In un set di pennelli sarebbe meglio avere qualcuno in più per gli ombretti, ma comunque, che sono 4. Ebbene sì, sono 4. Allora, anche se ottimi, eccoli qua, questo qui è ad angolo, come potete vedere è tagliato ad angolo, questo un po' più dritto e questo è un po' più piccolino rispetto agli altri, ma comunque sono tutti e 4 per i correttori. Poi abbiamo il classico, quello a spugnetta, quello per le sopracciglia e sia col pettinino più duro che quello con le setole. Questo è per le sopracciglia, questo è per sfumare. Poi abbiamo i pennelli per i diciamo degli ombretti, e sono tutti questi. Allora, questo qui è molto piccolino, spero che lo vediate. È ottimo per fare il contrasto magari sulla palpebra tra il chiaro e lo scuro, e poi ovviamente ognuno può usare a proprio piacere questi pennelli per gli ombretti. Questo qui è appunto per mettere l'ombretto, anche so. Quest'altro è tagliato ad angolo, così. Poi questo è a penna, questo è un altro per ombretti, un po' più lungo rispetto a quest'altro, no scusate, rispetto a quest'altro, vedete, un po' più lunghetto. Questo è molto comodo per magari se mettete la matita oppure l'ombretto sotto l'occhio, da poterlo mettere appunto in questo modo, così, e magari poi sfumarlo. Un altro pennellino piccolino, sempre per diciamo per avere molta più precisione sulla palpebra, per appunto fare un gioco di colori tra su e giù, diciamo, che sono questi qua più piccolini, sono molto ottimi anche per mettere magari un illuminante sull'arcata sotto l'arcata sopraccigliare. E in ultimo abbiamo questo qui, che ancora lo devo usare, questo qua, che è adatto anch'esso per essere precisi appunto sulla palpebra superiore dell'occhio. Allora, questi sono i pennelli. Il mio giudizio è questo, sono ottimi, non perdono setole, sono fantastici, morbidissimi. Io vi consiglio di provare ad usarli. Anch'io all'inizio ero un po' scettica, provando il set di pennelli, quello appunto che ha questa custodia, cioè col manico nero. All'inizio stavo incominciando a comprare quelli della Sephora, in verità vi dico, poi vedendo questi qua della Fruilen 38 notavo le setole morbidissime anche in molte review di altre ragazze, e quindi mi sono decisa a comprarlo e provarlo. Io spero di esservi stata d'aiuto. Vi voglio ricordare il giveaway che fra pochi giorni scadrà, e che dirvi, spero di esservi stata d'aiuto ancora una volta. Mi raccomando, chi sta partecipando al giveaway, di essere
corretta ancora una volta, lo dico ancora una volta, nei commenti, perché mi si scrivono sei simpatica, mi si scrivono i saluti, ciao, eccetera, eccetera. Io vi ringrazio tantissimo dei vostri bei complimenti che mi fate, però gentilmente attenetevi a quello che io vi ho domandato, altrimenti sarei costretta a, comunque a cancellare i vostri commenti. Anche perché non sarebbe giusto poi per le altre persone che mi scrivono appunto che studiano, che lavorano oppure che lavoro fanno e magari non è giusto poi diciamo che io poi possa come dire che magari i vostri commenti io li tenga anche se non sono diciamo per quello che io in realtà vi avevo chiesto. Niente ragazze, mi sto incartando, quindi io vi saluto. Spero di esservi stata d'aiuto ancora una volta. Vi mando un grosso bacio e al prossimo video. Ciao ragazze.